La redazione, lo studio mobile ecosostenibile di Umbria Radio è di nuovo in movimento. Siamo diretti verso Avigliano Umbro, in particolare alla foresta fossile di Dunarobba. Eccoci arrivati! Massimo, ben trovato. Ciao Massimo Daniele. Manini, presidente, sì, della cooperativa di comunità Surgente. Esatto. Intanto cominciamo da dove siamo? Una foresta fossile, che cos'è? Beh, allora, innanzitutto siamo al centro di paleontologia vegetale della foresta fossile di Dunarobba, dove c'è la biglietteria, il bookshop e soprattutto il museo della foresta fossile. La foresta fossile che cos'è? Beh, basterebbe, è un unicum. Basterebbe dire che è un sito unico al mondo, quindi diciamo è un'area in cui sono conservati, tutelati e valorizzati una cinquantina di tronchi risalenti a quasi 2,5 milioni di anni fa. Quindi un sito straordinario che noi cerchiamo di valorizzare con il nostro lavoro, ovviamente in collaborazione con la sovrintendenza di cui è proprietaria e quindi è supervisore di tutto ciò che anche noi facciamo. L'abbiamo vista nelle immagini, io ti chiederei di ospitarci all'interno del museo, così okay, continuiamo lì la nostra Perfetto. Chiacchierata. Benissimo, prego. Allora, eccoci arrivati al museo e alle aule didattiche, insomma è un bel polo proprio per apprendere, conoscere, far capire soprattutto ai più giovani che cos'era questo luogo. Sì, certo, qui siamo nello spazio appunto del museo, del centro di paleontologia vegetale, dove abbiamo anche alcune aule didattiche, dove abbiamo attività appunto di ricerca, studio con gli studenti di tutte le fasce e di età e scolastiche, non solo del territorio ma addirittura di tutto il paese Italia. Quindi qua arrivano scuole veramente da tutte le regioni con cui facciamo attività appunto didattica. Qui sono conservati una parte dei fossili vegetali, animali e lacustri ritrovati sul territorio e come vedi anche ci sono presenti sagome che ritraggono, o come questo disegno, animali che adesso non appartengono più. Sono altrove, diciamo. Sono altrove. Diciamo che 2,5 milioni di anni fa, quando il clima ha iniziato a cambiare, clima che anche attualmente è, diciamo, di attualità, hanno migrato da altre parti. Quindi ecco, è quasi difficile o impossibile pensare che qui ci fossero gli elefanti, i rinoceronti, gli ippopotami. Però di fatto, ecco, allora per la situazione appunto climatica che c'era, qui invece trovavano il loro habitat naturale, perciò abbiamo ritrovati questi fossili. Tutto questo è gestito, diciamo, è portato avanti da una cooperativa di comunità, dicevamo all'inizio, la vostra, Surgente, è la prima nata in Umbria ormai 6 anni fa. Sì, la cooperativa Surgente, come hai già detto tu, è la prima cooperativa di comunità dell'Umbria, perché questa formula giuridica nasce in realtà 35-40 anni fa in terra di Emilia-Romagna, tra Bologna e Modena, e nasce come formula per evitare lo spopolamento delle zone che rischiavano appunto di venire disabitate, come per esempio quei paesi nelle parti alte delle colline. Con questa formula, quella appunto della cooperativa di comunità, le poche persone presenti nelle piccole comunità si mettevano insieme e quindi potevano fare delle attività di rivalorizzazione del territorio, avviando attività agricole oppure anche facendo delle escursioni dove creavano un turismo sostenibile che, recandosi in quei territori, creava quell'economia per evitare che la gente poi li potesse abbandonare. Quindi noi non abbiamo fatto altro che prendere quel modello e l'abbiamo importato qui in Umbria, dove non esisteva ancora. Tanto è vero che quando noi siamo praticamente nati e abbiamo vinto il bando per la gestione della foresta fossile, la regione Umbria ha dovuto rincorrerci per fare una legge apposita che ancora non c'era. Quindi noi per 6 mesi abbiamo navigato con una bozza di legge che poi è stata approvata velocemente e dopo di noi sono nate altre 6 o 7 cooperative di comunità. Ecco, se nella cooperazione in generale è il capitale umano quello che sta alla base del lavoro,
della cooperazione di comunità c'è un valore aggiunto in più, la relazione, soprattutto col territorio. Giusto? Assolutamente, questo per noi è fondamentale. E è proprio da questo termine, relazione, che nasce tutto il progetto di Sorgente. Innanzitutto era necessario ricreare quella relazione che era andata perduta tra il territorio e la foresta fossile. Relazione che poi è stata necessaria per riavvicinare anche le istituzioni, che in qualche modo non che l'avessero abbandonata, però di fatto non l'avevano più presa in considerazione come era stata nella prima fase, dopo l'immediata scoperta della foresta, dove c'era stato un grande rilancio, una grande pubblicità e televisioni, riviste specializzate che si erano veramente avvicinate, l'avevano presa veramente a braccetto questa foresta. Poi piano piano col tempo questa cosa purtroppo è venuta meno. Quindi la relazione col territorio, la relazione con le persone e con le istituzioni, che per noi è fondamentale. Ma da questa relazione nasce un altro progetto, cioè quello di economia di relazione, cioè l'idea di poter fare prevenire i rapporti economici da quelli umani, cioè prima di tutto i rapporti umani, le relazioni umane e poi eventualmente anche l'economia, quella fatta di soldi, quella fatta di monete che è necessario ovviamente per poter lavorare, per poter sopravvivere, ma soprattutto che ci siano le relazioni umane. Ecco, qui entra in gioco la nostra parolina magica, sostenibilità, quella che noi stiamo cercando di rincorrere con il nostro tour della sostenibilità Greenway. In che modo la cooperazione di comunità si sposa con la sostenibilità? Beh, innanzitutto perché per noi la salvaguardia del territorio è la parola d'ordine, quella quotidiana con cui noi lavoriamo e facciamo qualsiasi tipo di progetto. Quindi nel nostro mirino non c'è solo la foresta fossile. La foresta fossile è un monito straordinario, fondamentale, e col fatto, come abbiamo detto all'inizio di questa intervista, che è unica al mondo, per noi è veramente il riferimento numero uno. Però poi c'è il territorio, quello che noi viviamo quotidianamente, quello che è fatto di persone, che è fatto anche di attività che magari con la foresta fossile non c'entrano nulla. Però proprio perché appartengono a questo territorio, per la cooperativa sono assolutamente importanti senza distinzione. Quindi non c'è l'attività che si tende a privilegiare o quella che invece si tende ad escludere. Per quanto ci riguarda, il territorio, qualsiasi attività, dallo studente alla media industria, al piccolo libero professionista o al negozio, sono esattamente sullo stesso livello. Ed è con questa sinergia, collaborando tutti insieme, che noi cerchiamo di valorizzare il territorio in modo sostenibile. E noi ringraziamo Massimo Manini, presidente della cooperativa di comunità Sorgente, per averci fatto capire come si può fare sostenibilità nel mondo del lavoro, dell'economia in generale. Ti lasciamo al prossimo gruppo che sta già arrivando all'ingresso per poterli guidare al meglio lungo questo capolavoro che state veramente aiutando a rimanere vivo, nonostante abbia una certa età, diciamo. Esatto, sì, no. Grazie a voi per l'interessamento, veramente ne abbiamo sempre bisogno. Grazie Massimo, a buon lavoro. Grazie.